sono costati che non questo. Siamo col commissario straordinario Giuseppe Tonutti dell'azienda sanitaria di Udine. Commissario, oggi è una data importante per l'ospedale di Udine, c'è stata la posa della prima pietra del terzo e quarto lotto appunto del nuovo ospedale. Ecco, ci racconti un po' dal punto di vista tecnico quest'opera, nel senso che cosa saranno ospitati in questa nuova struttura? Allora, questa struttura che raddoppia, ricordiamo, quello che è l'attuale primo e secondo lotto, che è quello attualmente in funzione della nuova edificazione, conterrà tutta l'area, tutta l'emergenza, quindi pronto soccorso, medicina d'urgenza, anestesia e rianimazione, il dipartimento di cardiovascolare, quindi cardiochirurgia, cardiologia, tutte le sale dell'emodinamica, elettrofisiologia, della radiologia interventistica, il dipartimento di neuroscienze, che avrà all'interno neurochirurgia, la neurologia, la chirurgia vertebromedullare con unità spinale, quindi questi sono i reparti principali, più va bene, altre cose, ambulatorie, certo. Quant'altro. Si parla di oltre 240 posti letto, giusto? Quali sono gli altri numeri appunto di questo? Ma sono 240 posti letto, 13 sale operatorie, oltre 40 posti tra terapie intensive e semi-intensive, 6 sale angiografiche, quindi comunque un investimento sicuramente importante. A conferma che l'ospedale di Udine si pone come ospedale di eccellenza e punto di riferimento anche della nostra regione? Sì, diciamo che sono tutte cose che in questo ospedale già ci sono, ma sono vecchie, sono nei padiglioni vecchi e che hanno sicuramente necessità di una nuova distribuzione da un punto di vista organizzativo, anche per ottimizzare percorsi e rendere però anche più, diciamo, più bello l'edificato e sicuramente di maggiore qualità quella che è la degenza dei nostri pazienti, insomma. La posa della prima pietra del primo lotto è stata messa 18 anni fa, lo ricordava nella conferenza stampa di presentazione, quindi un iter molto lungo anche dal punto di vista, immagino, burocratico e amministrativo. Fra 3 anni però Udine avrà il suo nuovo ospedale? Allora, noi non stiamo ponendo una prima pietra di un qualcosa che in realtà è già fatto un percorso, tutto il percorso amministrativo l'ha già fatto, l'azienda, cioè, come si vede dietro, gli scavi sono già stati fatti, quindi noi confidiamo, essendo già partito tutto, che se vengono rispettati i tempi di realizzazione, in 3 anni avremo l'opera. Poi comunque ci vorrà un anno tra collaudi e attrezzaggio, perché non dobbiamo dimenticarci che anche quella è una parte che richiede del tempo, e il trasferimento successivamente. Quindi se siamo fortunati nel corso del 20, 21, 22, 23, nel corso del 24 entriamo. Questo è un po' il tempo che oggettivamente è plausibile. 18 anni invece sono stati un po' lunghi, ma... I 18 anni hanno avuto uno stop pesante tra il 2005 e il 2014, quindi hanno avuto 9 anni di stop per motivazioni che adesso è inutile ripercorrere, sono state motivazioni tecnico-amministrative soprattutto. E quindi lì c'è stato un problema di questo tipo. Diciamo che era partito il primo lotto, che non poteva entrare in funzione senza il secondo lotto, e quindi c'è stato un periodo molto lungo e travagliato per la adesso struttura. Si guarda al futuro comunque. Adesso i lotti tutto assieme, il terzo e il quarto vengono realizzati contemporaneamente, quindi confidiamo, insomma, che questo riduca sicuramente i tempi di realizzazione.